Ragazzi, purtroppo mi sono accorto esattamente 10 secondi fa, infatti negli ultimi 10 secondi, a parte nominare tutto il calendario, non ho fatto altro. No, in realtà ho anche cercato una soluzione, mi è venuta in mente appunto quella che vi porterò poi nel montaggio che vedete. Però comunque, insomma, mi sono reso conto che ho avuto lo stesso problema, ma più che altro per colpa mia, perché mi sono distratto un attimo ed è andato tutto a puttane. Che ho avuto 2 settimane fa, e quindi di conseguenza questo episodio uscirà comunque domenica, anche perché voi lo state guardando, ma con dei cambiamenti, e quindi stile scorso episodio, e quindi con col mio commento in seconda per la prima parte, cioè per tutto l'episodio, penso proprio di sì. Però vabbè, raga, l'importante è che sbagliando si impara, si dice. Io sono un coglione, però vabbè. L'episodio parte subito forte e la prima sfida è contro il nostro Leicester City, con Hunter che ovviamente parte dalla panchina e ha poco per mettersi in mostra, solo 20 minuti nei quali comunque prova a creare qualcosa, ma si parte già dal 3-1 che resterà fino al 90esimo. La palla gol più clamorosa per il numero 29 è questa qui. Alex che allarga per Walker, dentro ancora il pallone per Alexander, a giro sul fondo di un nulla. Che occasione sull'asse Hunter Walker, e questo gol sarebbe stato bellissimo e importantissimo per entrambi. Esatto, sarebbe è la parola giusta, perché quel pallone non è entrato e forse non avrebbe neanche cambiato di molto le cose, perché probabilmente la società aveva già deciso. Infatti, dopo la partita, Hunter viene convocato nell'ufficio di Butler, che gli comunica una cosa, diciamo, un po' spiacevole e che probabilmente era l'ultimo desiderio del nostro Alex. Il messaggio è forte e chiaro. Ragazzo, hai talento, ma non sei ancora pronto per giocare in Premier League e di conseguenza ti cediamo in prestito. Ovviamente io ho deciso di indagare di più e quindi ho chiesto il motivo, la motivazione principale di questa scelta della società, ma ovviamente il risultato non è cambiato. E quindi quando tutto sembrava perso è arrivata una notizia che io ancora qui, ecco, a parlarne con voi, diciamo, mi vengono i brividi, perché adesso vi lascio la registrazione originale. Dobbiamo scegliere, signori, ho visto già una squadra che dà brividi. Io neanche sto qui a parlare, perché tanto ormai è il nome della serie. Il nuovo Santiago Muñez non può che andare al Newcastle United. Conquista la promozione, siamo in Championship, signori. Appena arrivato al centro sportivo del Newcastle, Hunter capisce subito che c'è un'aria diversa, ovviamente, rispetto a quella che respirava a Manchester. Guardi lì che bel passaggio incredibile! Tira! Tira! No! 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 Mannaggia la miseria, ma che fai? Eh sì, perché a parte questo simpaticissimo personaggio dalle origini chiaramente italiane, Hunter incontra proprio Danny Williams, ovvero il suo, se vi ricordate bene, rivale iniziale di questa serie. Insomma, quello che gli stava più sul cazzo di tutti, a lui e a Walker. Però le cose cambiano, perché i due ovviamente adesso sono compagni di squadra e quindi sono, tra virgolette, costretti ad andare d'accordo, ma poi vedremo più in là nell'arco della storia. What are you doing out here, anyway? Looking for Mr. Agostino? What, Dino? Oi, Dino! Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome, welcome. Esattamente, questo è praticamente il butler del Newcastle. E con tutto il rispetto per Pelaseno de Manchester è anche un po' più simpatico. Però comunque ci dà subito delle indicazioni molto interessanti dal punto di vista tecnico, perché il messaggio è forte e chiaro: la squadra produce, Danny Williams fa gli assist, ma poi non c'è nessuno che la butta dentro. E di conseguenza questo diventa proprio il nostro compito. We have a problem. Our movement in the final third is not so good, especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I think you two together up front can give the opposition many problems, no? E quindi se c'è un problema sotto porta, saremo proprio noi a dover risolvere questo ostacolo. Vogliamo infiammare il campionato, vogliamo riconquistarci il posto
nella nostra squadra del cuore, ovvero il Manchester United. E lo faremo solamente facendo bene qui a Newcastle, qui a Londra. E allora è tutto pronto. Today we begin a new moment in this league. Remember your jobs. Each of you is part of a system. If one of you fails, the entire system collapses, no? Alex, you will start on the bench today. Watch you carefully, learn our style of play and be ready in the second half. Purtroppo però l'esordio non va come previsto e non è dei migliori, ma non lo dico per Hunter, che in sé per sé fa una grandissima partita, sfiorando anche più volte il gol. Lo dico invece per la povertà tecnica, se così vogliamo chiamarla, del Newcastle, che addirittura da una partita che poteva vincere va a fare un'ingenuità clamorosa nel finale e perde addirittura, quindi una beffa colossale all'esordio per Hunter a causa del calcio di rigore trasformato dall'Aston Villa. Fortunatamente però non piove sul bagnato e nonostante la sconfitta casalinga del Newcastle, il talento del giovane giocatore in prestito dal Manchester viene comunque riconosciuto da Mister Dino. Sull'altro campo, Andy, fagli fare un po' di riscaldamento. Lei mi ha buttato fuori, eh? Ti tengo d'occhio, Yuki. Ci vediamo alle docce, Bobby. Che c'è? Che c'è? Ho appena letto l'elenco delle riserve. Non sono in squadra. Non sono nemmeno in panchina. Non capisco. Gioco dove mi dice di giocare, gioco come mi dice di giocare. Non t'ho eliminato io, ragazzo. Non sei a mia disposizione. Cosa? Come sarebbe a dire? Vai a giocare con loro, a Londra, sabato prossimo. Santiago! Ma che aspetti? Andiamo! Ok, ragazzi, andiamo sul caffè. Andiamo! Siamo titolari secondo il nostro mister Agostino e quindi Newcastle contro QPR in casa al St. James Park. Buon pomeriggio dal St. James Park di Newcastle, anzi di Londra, per Newcastle QPR. Si parte davvero con il Newcastle in possesso di palla. Complimenti a EA Sport per la scelta delle magliette, commovente, non si capisce un cazzo, però si comincia. Ancora Anita. Ho visto lo scatto di Hunter. Anita lo cerca, pallone che filtra quasi, attenzione ad Hunter che lo rincorre, lo prende anche! Non ci credo, non ci credo. Che chance per Alex Hunter. Che occasione, ero convinto di aver commesso fallo, calciava tanto per calciare. Poi Sterry. Anita. Per Hunter, cerca spazio. Poi c'è anche il movimento di Williams, aveva avuto una grande idea Hunter. Che poi se la riprende, Alex fino in fondo. Calcia Hunter! Alex Hunter! Porta in vantaggio il Newcastle e fa impazzire il St. James Stadium. 1-0. Col guizzo di Hunter che si è ripreso il pallone, l'ennesimo della sua partita, e poi la metà ad incrociare sotto l'incrocio dei pali, tanto per cambiare. E scusate il gioco di parole, con il destro, il 29 del Newcastle, fa cantare una canzone nuova ai suoi tifosi. E questa citazione ce la ricordiamo molto bene. Corre, tanta aggressività anche al 91esimo da parte di Hunter, finisce qui. Al St. James Park di Londra il Newcastle elimina il QPR grazie al gol al 44esimo dell'inquadrato, protagonista assoluto di questo match, Alex Hunter oppure Santiago Muñez. Fate voi.